la presentazione di questo cartellone estivo è già una bozza, però c'è tanta, tanta carne al fuoco. Tanta carne al fuoco. Questa mattina abbiamo annunciato, diciamo, gli eventi che in un certo qual modo avevamo già indicato. Oggi abbiamo dato le date certe. Il cartellone definitivo, per il cartellone attendiamo l'esito del bando che abbiamo fatto come amministrazione comunale, dove anche lì ci saranno decine e decine di eventi, sia culturali, spettacoli, insomma un buon cartellone per un'ottima stagione estiva e rilancio del turismo e del nostro territorio sul quale puntiamo molto. Anche la data odierna di presentazione di questo cartellone è indicativa, perché eravamo abituati ad altre date con la scadenza immediata dell'inizio della stagione. Guardi, stiamo lavorando, gli uffici, gli assessori stanno lavorando intensamente da mesi, per cui poi c'è il problema di impegnare anche gli artisti, e quindi si fa il largo anticipo e di solito dopo il Festival di Sanremo si inizia ad operare. Questo sarà la prima volta che faremo una serie di eventi importanti e continueremo su questa strada, non ci fermeremo più. Quali sono gli eventi di punta di questo cartellone estivo? Vabbè, Fabio Concato, i Modena, i Clementino, questi quelli più importanti, Modena City Ramblers, Cicchella, insomma. Poi c'è questa importantissima commedia che si terrà il 19 luglio alla Villa Comunale. Voglio invitare veramente tutti i nostri concittadini a partecipare. C'è questo spettacolo dei giornalisti crotonesi, per cui sono curioso di vederli sotto un'altra veste. Sì. La scelta è stata precisa, dare vita a degli eventi gratuiti che potessero comunque accontentare diverse fasce d'età. Sì, esattamente. Crediamo che questa sia una programmazione che peraltro è ancora in corso di definizione, ma chiaramente abbiamo, insomma, ormai in questa conferenza stampa abbiamo dato l'architettura di base, comunque prevede tutti gli eventi grossi che abbiamo ipotizzato sono stati enunciati. Sì, quindi cerca di coinvolgere tutte le generazioni, mira a, come dice giustamente, insomma, una scelta precisa sul fatto di offrire la gratuità degli eventi, se non in due eventi in cui ci sono state esigenze particolari di management per rientrare nei costi attraverso lo sbigliettamento, anche perché ipotizzando location, diciamo così, con un minore, parlo della Villa Comunale che come sa ospita non oltre 700 persone, nel caso di Fabio Concato e di Francesco Cicchella, insomma, siamo andati su questo tipo di eventi che sono comunque quelli a prezzo più basso in assoluto nell'ambito dei rispettivi tour.